Buonasera cari telespettatori e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Focus Sanità. Come sapete ogni settimana cerchiamo di darvi delle risposte su quelli che sono gli aspetti più comuni e non della sanità nostrana. Nelle scorse puntate ci siamo occupati prevalentemente di Covid, abbiamo visto come questo può colpire anche i bambini in previsione appunto delle riaperture. Ed ora che siamo effettivamente in zona gialla da questo lunedì, cerchiamo però di interessarci anche di altre dinamiche. E dunque questa sera in nostra compagnia c'è il dottor Luigi Salzano, che è il direttore dell'UOC di urologia del San Pio di Benevento. Buonasera dottore. Buonasera a lei. Benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie, grazie a loro. Il suo settore è un settore molto particolare, insomma, se ne sa pochissimo. Può illustrarci effettivamente di che cosa si occupa l'urologia? Certamente, perché andare dall'urologo nella mentalità comune è per chi soffre di prostata, per lo più, disturbi del basso tratto urinario, mentre l'urologia è una branca specialistica che si occupa di tante cose. Nella donna, per esempio, perché molto spesso vengono, dice, ma lei si occupa anche dei problemi della donna. La donna ha i reni, gli ureteri e la vescica come ce l'ha l'uomo. E per la neurourologia, per malattie del sistema nervoso centrale e malattie del sistema nervoso periferico. Per quanto riguarda la endurologia che negli ultimi anni ha fatto veramente passi da gigante, perché si utilizzano sempre più strumenti piccoli che riescono ad entrare, a penetrare attraverso le vie naturali per la risoluzione di problematiche serie che possono essere calcolosi, infette, oppure neoplasia a carico delle vie urinarie, alte vie urinarie, vie ureterali e poi quelle vescicali. Strumenti molto piccoli che fino a 15 anni fa erano impensabili per trattamenti endurologici dove il paziente, la persona interessata, avrà una breve ospedalizzazione e una risoluzione del caso rapida con meno dolore, meno ospedalizzazione. Poi si occupa anche dell'apparato riproduttivo l'urologia, perché c'è tutta la fase nell'uomo, in special modo andrologico. Malattie del pene con le disfunzioni collegate, malattie testicolari anche in soggetti molto giovani, negli adolescenti per quanto riguarda la torsione del testicolo. Quindi sono delle emergenze, esistono poche emergenze in urologia e la torsione del testicolo è uno di questi, perché la tempestività del soccorso e della diagnosi garantisce la sopravvivenza del testicolo, e nell'uomo, nel maschio, il testicolo è fondamentale per la fertilità. Oltre ad occuparci poi delle malattie neoplastiche, delle neoplasie a carico dell'apparato urogenitale. E l'apparato urogenitale presenta tre neoplasie nell'ambito delle 10 più frequenti in campo oncologico generale, che sono le patologie a carico della prostata, a carico del rene e della vescica. Lei ha menzionato anche l'altro aspetto, cioè quello relativo alle donne. Da questo punto di vista, quali possono essere le patologie più comuni in una donna dal punto di vista urologico? Le patologie più comuni, a parte le neoplasie a carico del montorio renale e della vescica, ma le patologie più comuni, che sono anche abbastanza debilitanti per una donna, sono le cistiti recidivanti, queste infiammazioni, queste flogosi che si verificano spesso nelle giovani donne e poi nelle donne in menopausa per quanto riguarda il cistocele, l'abbassamento della vescica nell'antro vaginale
con ripercussioni funzionali, ma anche di vita, di relazione di coppia. E anche qui noi riusciamo, presso la divisione di urologia, che io ho l'onore di dirigere da 20 anni circa, apportare delle correzioni chirurgiche in laparoscopia, perché noi all'ospedale San Pio di Benevento in urologia noi facciamo laparoscopia dal 2002, e ci sono degli interventi che definiti colpo sacropessi in videolaparo che permettono la correzione del cistocele con importanti risultati funzionali, ma anche di vita, di relazione, ovviamente perché uno va ad eliminare l'ingombro vaginale dell'abbassamento vescicale. Quindi queste sono delle tipologie di trattamento mini-invasive, giusto? Sì, okay. Sì, fanno parte dei trattamenti mini-invasivi, e poi, voglio dire, la parte da leone oggi noi siamo passati da una chirurgia open in campo urologico ad una laparoscopia tradizionale, e negli ultimi anni ad una laparoscopia robotica assistita. Devo dire in questa sede che noi nel 2014 già disponevamo del robot, esattamente gennaio 2014, giugno 2014, e in Campania, in quel periodo, nel primo semestre 2014, c'erano solo due postazioni robotiche oltre a quella di Benevento, al Monaldi e all'Istituto dei Tumori, da cui io provengo, Pascale di Napoli. Poi, nello stesso anno, a dicembre del 2014, furono fatte altre scelte, destinando altre postazioni robotiche ad ospedali, ad università che insistevano sul suolo metropolitano partenopeo. E a noi fu tolta la postazione robotica a giugno del 2014. Oggi, ringraziando la dedizione, la caparbietà del nuovo management, ed in particolare del direttore generale, il dottor Mario Ferrante, che ha creduto nelle attività, nostre attività della urologia e anche della chirurgia oncologica, e per dotarci nuovamente della postazione robotica. È cambiato molto la situazione in Campania, perché abbiamo assistito da dicembre 2014 ad oggi, sul suolo napoletano insistono 8 postazioni robotiche e 0 nelle altre province. Quindi a Benevento abbiamo avuto questo onore di riavere la postazione robotica. Perché è importante il robot? Perché è importante il robot? Perché in urologia la fa veramente da padrona. Per quanto dicevo prima, perché le tre patologie neoplastiche più comuni tra le 10 che possono interessare uomini e donne appartengono all'urologo: la prostata, il rene e la vescica. Per quanto riguarda la prostatectomia robotica, è una metodica che in questi ultimi anni ha subito proprio un'accelerazione vertiginosa, perché non c'è stata grande differenza tra la open e la laparoscopica tradizionale, ma molta differenza c'è con la robotica, perché il sistema robotico, se vogliamo dirlo proprio in maniera chiara, è un facilitatore per il chirurgo, sì, perché ha una visione tridimensionale,
non c'è il tremore che è tipico dell'essere umano, utilizza dei sistemi, degli strumenti robotici che permettono movimenti che solo il polso può fare. E soprattutto consente una curva di apprendimento che è molto ridotta rispetto alla laparoscopia tradizionale. Questi sono dei vantaggi non di poco conto, perché da un lato è vero che il sistema robotico offre, poi vedremo i vantaggi in dettagli, quali sono i vantaggi, però dall'altro bisogna sempre pensare che dietro al robot ci sta sempre la mano dell'uomo. Questo è fondamentale. E dico questo proprio perché la gente molto spesso viene da me in ambulatorio e dice: ma lei come lo fa? Lo fa robotica o tradizionale? Se uno non ha il robot, ovviamente non si può pensare di poter operarla, ma in altro modo. Ma nel nostro caso, in campo urologico, in campo uro-oncologico, è fondamentale, perché per la prostatectomia radicale, ad esempio, i vantaggi sono quasi azzeramento della necessità di emotrasfusione, un controllo maniacale di quelle che sono le strutture nervose che erano inaccessibili fino a qualche decennio fa, perché poi il sistema robotico è iniziato negli anni 2000, ma in Italia la diffusione è avvenuta dopo il 2006-2008. E ripeto, noi come piccolo centro nel 2014 già lo utilizzavamo. Basti pensare all'importanza del 2014, perché a Napoli ce n'erano solo due, oggi invece ce ne stanno otto, rispetto poi a quello che verrà messo in funzione presso l'ospedale San Pio di Benevento. Quindi vantaggi notevoli sia per la procedura, ma soprattutto per i risultati. I risultati in termini di continenza precoce, perché la metodica open o quella laparoscopica tradizionale, sempre fatta in mani esperte, comunque prevede una continenza che richiede più tempo per essere ripristinato. E per quanto l'altro aspetto, non secondario, è la preservazione della funzione erettile, perché l'uomo ci tiene tantissimo a questo aspetto. Quindi il robot dà due importanti effetti indesiderati, vengono quasi annullati dalla metodica robotica, e non è cosa da poco conto. Oltre, abbiamo detto, al minore o quasi zero necessità di emotrasfusioni, alla degenza più breve in ospedale, e quindi significa riduzione dei costi per ciascun paziente, e una chirurgia mini-invasiva che non richiede terapie antalgiche, analgesiche nel post-operatorio. Quindi è una ripresa immediata per poter poi andare al lavoro. Quindi aspetti economici da non sottovalutare. Dottore, per quanto riguarda, volendo fare insomma un passo indietro e ricollegarci poi alla robotica, che tipologie di patologie possono essere risolte tramite la robotica, e per quale invece si sceglie un tipo di tecnica diversa? Con questa domanda ci ricolleghiamo a quello che abbiamo appena affermato, cioè credo che la prostatectomia radicale robotica, stiamo parlando per carcinoma della prostata, sia fondamentale oggi eseguirla in robotica. Un altro gold standard della robotica è il trattamento dei tumori del rene. Perché il tumore del rene, ma inteso come
e nucleoresezione, cioè una chirurgia dove noi risparmiamo il rene, cosiddetta nephron sparing, perché con il robot riusciamo a togliere masse tumorali fino a 7 cm. Cosa impensabile fino a qualche anno fa, perché si potevano togliere per via open con poi grandi sequele nel post-operatorio, anche come aumento del tempo di ospedalizzazione nel post-ricovero, sicuramente necessità di avere trasfusioni, ma l'aspetto più interessante è il fatto che la chirurgia conservativa del rene per tumore in robotica permette di eseguire questi interventi senza il clampaggio dell'ilo renale. Che cosa significa? Che noi riusciamo a togliere delle masse renali fino a 7 cm senza clampare l'ilo. Non clampando l'ilo, noi abbiamo la certezza di non andare a compromettere quella che è la funzionalità renale, perché noi magari faremo una nefrosparing andando a clampare l'ilo, a chiudere l'ilo, e con ripercussioni sulla funzionalità del rene residuo. Mentre con questa tecnica riusciamo anche ad risparmiare questo ulteriore insulto, e che non è cosa da poco. Si riduce l'ospedalizzazione e gli indici di una eventuale recidiva sul restante rene è molto molto bassa, è sovrapponibile a quella della chirurgia open o addirittura superiore. Ma ripeto, sono delle masse renali che fino a qualche anno fa era impensabile mantenere una chirurgia conservativa. Mentre al contrario, io personalmente, che faccio laparoscopia, tra virgolette, tradizionale da moltissimi anni, per la chirurgia demolitiva del rene, cioè quando la malattia è estesa, io preferisco fare sempre il laparoscopia tradizionale, perché non c'è un vantaggio netto tra la tradizionale e la laparoscopia robotica assistita, però sicuramente c'è un risparmio di costi. Senza andare incontro ad peggioramenti di vita, di salute del paziente stesso. Se volessimo aiutare chi ci ascolta a capire quali sono i campanelli d'allarme da non sottovalutare in queste patologie che abbiamo menzionato, ma anche quelle, diciamo, più quotidiane, ecco, che cosa potrebbe dirci? Per quanto riguarda la patologia prostatica, oggi è imprescindibile, dopo i 50 anni, ma anche se c'è una familiarità, anche prima dei 50 anni, sottoporre un uomo al dosaggio del PSA, che non è un marcatore tumore specifico fino a quando non viene fatta diagnosi di tumore, ma è una glicoproteina che si può trovare sia nell'uomo con iperplasia prostatica benigna, sia nell'uomo con tumore della prostata. Però un PSA elevato, un'esplorazione rettale dubbia, ci possono indurre a sottoporre il paziente. Oggi, negli ultimi 6-7 anni, esiste una metodica di risonanza magnetica multiparametrica della prostata che ci dà ulteriori indicazioni se sottoporre questo paziente a delle biopsie prostatiche per una diagnosi precoce di tumore della prostata. Quindi questo è l'accorgimento. Per quanto riguarda invece le lesioni renali, stranamente, molto spesso vengono diagnosticate per altra causa. Molto spesso qualcuno ha delle coliche addominali, tipo una calcolosi della colecisti, e viene diagnosticata una piccola lesione a carico del rene di destra. A meno che poi non ci sono fatti
diagnostici importanti che possono indurci a pensare, ad indagare per quanto riguarda la patologia renale. Ma c'è da dire che una semplice ecografia inizialmente già può darci il primo campanello d'allarme per una lesione renale, che poi va migliorata ed integrata ovviamente con una TAC con mezzo di contrasto. Già basta la TAC con mezzo di contrasto. Con acquisizioni noi facciamo fare sempre, una volta che c'è il sospetto per un tumore di dimensioni ridotte a carico del rene, facciamo fare sempre dal nostro tacchista una TAC con acquisizione sia angiografica che urografica, perché a volte queste lesioni si possono trovare a carico del polo superiore, del polo inferiore, e sono più facilmente aggredibili. Quando si trovano nel mesorene, cioè nella porzione centrale del rene, è opportuno avere una consapevolezza dove sono i vasi e dove c'è la via escretrice prima di procedere all'intervento. Quindi è giusto avere maggiori informazioni possibili prima dell'atto chirurgico robotico in questo caso. Sempre da questo punto di vista, nel fare insomma le mie ricerche prima di averla qui in presenza, ho notato molta disinformazione su quello che riguarda invece una campagna preventiva di queste tipologie di patologie. Come bisogna muoversi quando si ha anche un semplice dubbio su una possibile patologia? Ma credo che in questo campo la sensibilità individuale fa da padrona. Mi spiego. Proprio venendo dall'esperienza dell'Istituto dei Tumori di Napoli, io ho sempre visto, già all'inizio della mia carriera, oramai sono piuttosto avanti con l'età, che le donne hanno una sensibilità molto più spiccata. Quindi, voglio dire, si vanno dal senologo e oggi si fa diagnosi pressoché precoce di eventuali tumori al seno, vanno dal ginecologo, l'uomo invece è un poco più restio. Molto spesso si portano presso l'ambulatorio dell'urologo accompagnati dalle mogli, quasi costretti. E credo che ci vorrebbe una validissima opera di informazione da parte del medico di famiglia e tutti gli uomini, indistintamente, tutti gli uomini dopo i 50 anni, in assenza di sintomatologia, dovrebbero fare un banale esame dell'urina e dell'urinocultura, un dosaggio del PSA e una banale ecografia addome-pelvi. Queste tre indagini, che sono poco costose, potrebbero darci notevoli informazioni. Per coloro che hanno i sintomi, invece, che pure in maniera non facilmente si portano dallo specialista, quelli che hanno i sintomi non bisogna trascurare i sintomi del basso tratto urinario, perché un tumore della prostata non dà una sintomatologia urinaria diversa di quella che è in iperplasia, però è sempre un campanello d'allarme. Un altro sintomo sul quale io insisto sempre molto con i miei collaboratori è la disuria, cioè questa sensazione di bruciore delle urine senza ematuria, senza perdita di sangue, perché quasi sempre i tumori della vescica hanno un effetto disurizzante. Quindi è molto bene andare ad indagare con scrupolo, con determinazione, eventuale tumore vescicale, perché molto spesso si cura l'iperplasia prostatica e si omette di comprendere e di diagnosticare un tumore della vescica. Esiste una correlazione dal punto di vista ereditario con queste patologie o no? Alcune patologie sono eredofamiliari, soprattutto per quanto riguarda i tumori della prostata. Come dicevo prima, nel tumore della prostata, un genitore affetto da tumore della prostata, se ci sono figli
maschi è opportuno iniziare uno screening precoce, non più a 50 anni, ma solitamente intorno ai 45-46 anni. Lei ha menzionato già in precedenza, insomma, la chirurgia robotica. Se dovessimo dare una definizione di chirurgia robotica per chi ci ascolta a casa, ho sentito dire volgarmente che si tratta dell'utilizzo di un semplice robot. Lei invece ci sta dimostrando come in realtà la chirurgia robotica possa servire nel curare le patologie, ma si può dire che stia sostituendo l'essere umano da questo punto di vista? No, sicuramente non sostituisce l'essere umano, perché dietro alla macchina, dentro alla macchina c'è l'uomo, ci sono le mani dell'uomo. Però la chirurgia robotica ha dato un grande impulso alle chirurgie, parlo delle chirurgie urologiche per quanto riguarda la prostata, che è indovata in uno spazio molto ristretto, che piccolo bacino, la pelvi, e dove effettivamente per ottenere interventi conservativi è veramente difficile, open, ma anche con la laparoscopia tradizionale. Mentre la robotica dà un grandissimo vantaggio, un vantaggio inequivocabile. L'unica cosa che bisogna sempre sapere, che dietro quella macchina complicata, perché poi sono macchine complicate oltre che costose, c'è sempre l'uomo. Quindi è vero, disporre del robot fa di una urologia, fa la differenza, ma mai affidarsi esclusivamente solo alla macchina, perché ci vuole esperienza, competenza e soprattutto è un lavoro di gruppo, è un team che lavora, perché deve essere bravo l'anestesista, e noi ne abbiamo di bravi anestesisti, il team di infermieri, perché ci vogliono gli infermieri che sono preparati a questa metodica, oltre al fatto che lavora sempre un aiuto al campo operatorio, perché con il robot chiaramente il primo operatore sta lontano dal campo operatorio, non è nemmeno sterile perché sta lontano, che deve articolare queste braccia robotiche, ma ci sta sempre l'aiuto che sta sul paziente. Ok, perfetto. Prima di addentrarci effettivamente nella chirurgia robotica, vi do appuntamento tra qualche minuto, ci fermiamo per un piccolo break e poi ci ritroviamo sempre qui con la volontà di analizzare nello specifico questo settore e darvi l'opportunità, insomma, di conoscere ancora di più quello che sta accadendo con le tecnologie. A tra poco. Teleprima, canale 91 del digitale terrestre, streaming su www.teleprima.it, ti tiene compagnia 7 giorni su 7, 24 ore su 24, a partire dalla rassegna stampa della mattina, il prima TG Flash delle 11 e delle 18 e il prima TG alle 13.30 e alle 21. Ma non solo, pillole di cucina, motori e migliori film italiani e stranieri. Dalle 21.30 dal lunedì alla domenica in esclusiva la nostra prima serata, con i programmi di sanità, politica, cultura, istituzioni, musica, intrattenimento e calcio. Per contatti chiama allo 0823 42 17 17 o scrivi a redazione tg@teleprima.it. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ben ritrovati dopo questo piccolo break, siamo in compagnia del dottor Luigi Salzano, che è il direttore dell'UOC di urologia presso il San Pio di Benevento. Abbiamo affrontato, grazie al dottore, questo
campo che purtroppo riceve ancora oggi una serie di disattenzioni e per paura e perché insomma viene molto spesso soppiantato da quelle che sono patologie più gravi. Ma insieme al dottor Salzano stiamo scoprendo in realtà come queste problematiche urologiche siano in realtà molto più quotidiane, problematiche, e purtroppo la disinformazione ha creato anche problematiche dal punto di vista sociale nell'affrontare questi problemi. Il dottor Salzano ci ha permesso di fare un excursus e nella definizione di alcune patologie più comuni e soprattutto di addentrarci nel nuovo campo, quello della chirurgia robotica, applicata proprio a queste tipologie di problematiche urologiche. Dottore, ci siamo fermati nell'analizzare effettivamente che cos'è la chirurgia robotica e lei ci ha anche evidenziato quelli che sono i primari vantaggi di questo tipo di chirurgia. Può spiegarmi, se possibile, come effettivamente avviene un tipo di intervento che potremmo prendere come esempio? Bene, parleremo magari della prostatectomia radicale robotica perché è l'intervento più diffuso. Come dicevo prima, l'urologia la fa da padrona perché il 65% della chirurgia robotica è svolta dagli urologi. E di questo 65% la maggior parte si occupa di tumori della prostata, il trattamento del tumore prostatico. La chirurgia prostatica robotica è una metodica che prevede il trattamento mini-invasivo, cioè noi agiamo attraverso dei mini fori all'interno dell'organismo e tra bracci comandati dal robot e due, si mettono sempre poi due trocar aggiuntivi dove c'è l'aiuto al campo, si esegue un intervento avendo una visione eccellente di quelle che sono le strutture anatomiche. Mi spiego, per avere una migliore continenza urinaria bisogna sapere quando si opera le strutture destinate, deputate a tale funzione, e con la visione 3D magnificata, con il robot che ha una precisione esagerata, questa metodica ci consente di avere rispetto massimo delle strutture coinvolte nella continenza. E per questo si parla di continenza precoce, che significa che una volta rimosso il catetere, che si rimuove secondo l'abitudine in quinta giornata, in settima giornata, immediatamente uno ha la continenza urinaria, cioè non perde urine. La stessa cosa, e ancora di più, per quanto riguarda la salvaguardia, il rispetto delle strutture nervose che sono responsabili della permanenza dell'erezione, della funzione erettile. E anche qui, grazie alla robotica, è possibile avere sommo rispetto di questi nervi che sono invisibili quasi all'occhio nudo, però con la robotica sappiamo che anatomicamente dove si trovano e vengono semplicemente rispettati. E per questo si ha una precoce anche entro 12 mesi riabilitazione della funzionalità erettile. Per quanto riguarda poi da un punto di vista oncologico, perché uno non deve pensare solo al fatto funzionale, ma anche oncologico, la robotica è superiore alla chirurgia open, perché in robotica si possono asportare i linfonodi iliaci otturatori come si fa in open, ma con una precisione superiore per i motivi che abbiamo espresso poc'anzi. Quindi da un punto di vista oncologico si va più sicuri,
da un punto di vista funzionale si ottengono risultati migliori. Per quanto riguarda invece l'applicazione della chirurgia robotica nelle donne, è frequente o diciamo le percentuali sono minori rispetto a quelle maschili? Ma sono minori perché la donna non ha la prostata, okay. Quindi precisiamo questa cosa che sembra... Però per la chirurgia conservativa renale sicuramente ha la stessa, hanno gli stessi vantaggi. Nella donna poi si può usare per la chirurgia dei tumori della vescica. Però qui io personalmente ho un'esperienza open, ma chi fa robotica con la cistectomia radicale, ma soprattutto la costruzione, il convezionamento di una neovescica ileale, ortotopica, cioè costruire l'intestino all'interno del proprio organismo, i dati sono ancora controversi. E allora rappresenta la nuova sfida, perché ci sono solo pochi centri che la attuano, ma bisogna avere una grande esperienza e i risultati sono ancora incerti. Quindi io credo che al momento nella donna la robotica va benissimo per quanto riguarda le masse renali, dove c'è risparmio delle rene, e anche nella pieloplastica, cioè nelle malattie del giunto, quando c'è una dilatazione del rene, perché si possono fare piccole incisioni e salvaguardare la funzionalità del rene. Qualcuno la fa anche per la colposacropessi, quella metodica che prevede la risoluzione del cistocele. Anche qui c'è un'applicazione che è tipica delle donne. Se dovessimo definire una sorta di percentuale di frequenza tra le malattie che ha menzionato, quindi l'oncologia prostatica e l'oncologia renale, con quale percentuale queste due tipologie di patologie si presentano? Ma il tumore della prostata ha una frequenza molto elevata nel maschio. E, per quanto riguarda i tumori renali è più relativo, però la prostata la fa da padrona, in campo robotico oncologico, il 66% dell'utilizzazione del robot è nel campo urologico-oncologico, e di questo 66% c'è una percentuale elevata di prostatectomia radicale, meno delle masse renali, che però stanno avendo pure loro un aumento, un incremento, perché oggi rispetto a qualche anno fa è molto, si preferisce avere un risparmio del rene. È molto meglio avere un rene e mezzo, un rene e tre quarti, che averne uno. Questo sembra banale, ma fino a qualche tempo fa si toglievano reni anche per masse renali di 4 cm, 5 cm. Invece oggi anche fino a 7 cm si riesce a praticare una terapia chirurgica renale conservativa, grazie al sistema robotico. Proprio riguardo al sistema robotico, volevo chiederle come effettivamente è costruito questo sistema. Immaginiamo un robot, ma in realtà non è così. No, non è così, perché il robot, che anche nel corso degli anni ha subito delle evoluzioni, perché per esempio noi, ad esempio, nel 2014 avevamo una postazione robotica SI, adesso invece ci consegneranno l'XI o X. Perché c'è stata questa evoluzione? È stata un'evoluzione in quanto anche le macchine, come tutte le macchine, subiscono delle evoluzioni nel tempo. E il robot consta di tre elementi. Abbiamo una console dove si siede il primo operatore che permette a questi bracci robotici di muoversi all'interno dell'organismo, che
è detto boma questo secondo pezzo, che viene poi avvicinato al paziente dove si attacca, si collegano ai trocar, questi bracci robotici, con dei ferri di lavoro, degli strumenti di lavoro che permettono l'esecuzione dell'intervento. Il terzo elemento è costituito dalla colonna dove c'è la fonte luminosa, troveremo l'erogatore del gas e anche il video, che è sempre un video che permette non all'operatore in questo caso, ma all'aiuto di partecipare all'intervento, perché l'operatore sta alla console e vede tutto in 3D poggiando la testa sulla console. E quindi ci sono questi tre elementi che compongono il robot, ma è sempre l'uomo che poi lo manovra. Quindi è sostanzialmente un lavoro di team, giusto? Sì, sì. Come dicevo prima, se non c'è un grande senso di partecipazione, non si va da nessuna parte, perché il robot prevede un'ottima abilità da parte del primo operatore, ma ci vuole una sinergia con l'operatore al campo e con l'infermiere, lo strumentista, che deve avere una particolare dedizione. Infatti si fanno proprio dei corsi di formazione e si rilasciano delle licenze per dire ok, a questo punto può partecipare ad interventi in robotica, perché non tutti magari hanno questa capacità. Può capitare che durante un intervento utilizzando la chirurgia robotica si debba poi intervenire con un altro tipo di chirurgia, diciamo tradizionale? La riconversione magari si riferisce a questa cosa qui. In robotica è rarissima la riconversione. In laparoscopia tradizionale invece era più probabile che da una chirurgia laparoscopica tradizionale si convertiva in open, ma in chirurgia robotica urologica è rarissimo riconvertire. Quindi anche questo potrebbe essere un altro vantaggio? Sicuramente è un altro vantaggio. Ce ne sono altri, lei ne ha menzionati moltissimi, insomma, anche per quanto riguarda poi la ripresa post-operatoria, al di là di quella, insomma, durante l'operazione stessa. Ci sono altri vantaggi che può evidenziare? Ripeto, i vantaggi sono notevoli, non c'è veramente nessun dubbio circa il vantaggio intraoperatorio, il vantaggio nel post-operatorio. Ma poi ci sono molti lavori scientifici che oggigiorno escono tutti i giorni, che lavori per quanto riguarda la robotica. Effettivamente una urologia oncologica senza la robotica penso che non abbia motivo di esistere, perché tutti oramai si rivolgono all'urologo. Dico sempre questa cosa ai pazienti che si rivolgono alla mia attenzione. Mentre qualche ventennio fa si andava in ospedale per essere operato dal urologo che uno sceglieva, riteneva valido, oggi molto spesso i pazienti vanno, anche spinti dai figli giovani che vanno su internet, dove c'è la metodica. Quindi credo che la robotica sia è un dispositivo, una attrezzatura imprescindibile per una urologia moderna, perché per queste patologie, tumori della prostata, tumori delle rene, tumori della vescica, è imprescindibile fare questi interventi senza il robot, perché ripeto, io ho un'esperienza quasi ventennale di laparoscopia tradizionale, però la prostata e soprattutto la chirurgia conservativa del rene, sempre per tumori del rene, con il robot non ha eguali.
Questo lo posso dichiarare con molta convinzione. Esiste al momento un sistema robotico che viene considerato migliore rispetto ad altri? Mi riferisco ad esempio, ho letto del Da Vinci, insomma, ci sono dei sistemi robotici che sembrano avere delle peculiarità rispetto ad altre. È un dato certo questo o in realtà è sempre legato alla disinformazione? Penso che sia legato un poco alla disinformazione perché nel mondo l'unico sistema robotico è il Da Vinci. Uh-huh. Esistono altri sistemi, ma non sono robotici, cioè sono dei bracci robotici, ma non è il sistema robotico. Okay. Ovviamente le aziende si stanno muovendo in tal senso, penso che negli anni a venire ne usciranno altri. Io credo che addirittura sarà possibile con una collaborazione con Google, come oggi, no? Per venire qui noi abbiamo messo Google, non pensiamo più di chiedere a una persona dove sta via, esatto. Credo che anche ci saranno nuovi sistemi robotici che avranno la traccia all'interno per dove andare nell'ambito dell'organismo umano. Ma il Da Vinci è uno strumento unico al momento utilizzato in tutto il mondo. E in Italia penso che dal 2008 ad oggi ce ne stanno almeno 112 postazioni. Poi vengono aggiornate di volta in volta perché, ripeto, nel 2014 in Campania, primo semestre 2014, 3 postazioni, 2 a Napoli e 1 a Benevento. Oggi esistono 8 postazioni a Napoli. Quindi, insomma, i dati parlano chiaro. Parlano chiaro, quindi questa è la situazione. E sono tutti Da Vinci. Magari possono essere SI o XI, cambia il modello, ma l'azienda è quella della Intuitive Da Vinci. Sì, le ho fatto questa domanda perché effettivamente proprio parlando di disinformazione cerchiamo di dare dei messaggi chiari che siano anche da prendere come riferimento piuttosto che ricercare invece informazioni su internet senza avere poi il riscontro di un esperto del settore. Quindi la ringrazio per questo chiarimento. Grazie. Le volevo fare un'ultima domanda in relazione alla chirurgia prostatica. Lei ha menzionato il problema della continenza e anche insomma della disfunzione erettile, quindi correlato a questo. Abbiamo parlato ampiamente della chirurgia renale. Per quanto riguarda invece i bambini, esistono delle percentuali in cui è possibile trovare queste patologie? No. Ok. No, per quanto riguarda le patologie neoplastiche nei bambini, no. Okay. Assolutamente. Esistono dei tumori dell'infanzia, però non riguardano questo tipo di malattie. A livello renale sì, però non sono malattie che sono dei carcinoma renale, dipende dall'istiotipo e nei bambini esistono altri istiotipi. Ok, perfetto, grazie per questo ulteriore chiarimento. Bene. Dottore, la ringrazio davvero tanto perché è stata un'intervista molto istruttiva e ha risposto ad alcuni dei miei dubbi che poi rispondono anche a quelli che sono i dubbi di chi ci segue, perché ovviamente cerchiamo anche di rispondere a delle domande pratiche in relazione a chi ci ascolta di qualsiasi fascia d'età. Quindi la ringrazio per essere venuta qui e ringrazio anche chi ci ha seguito finora perché insomma il dottore ci ha dato un'immagine molto chiara di quello che sta accadendo e soprattutto di come le tecnologie in realtà possano migliorare notevolmente anche il post-operatorio. Certo. Bene, grazie a lei. Grazie e vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre qui a Focus Sanità. Arrivederci.